A 20 anni chiunque è felice perché è vissuto fino ad arrivarci e in quel momento è libero, nel senso che da adolescente ha problemi, lo mettono in collegio, a 20 anni è libero. Cosa si faccia della libertà non lo sappiamo, però a 20 anni comincia il destino, quindi il Marta ha compiuto 20 anni ed è entrato in una maturità che, come si sentiva questa sera da Sokurov, e anche dagli altri che hanno parlato, non ha possibilità altro che di crescere. Quando ne avrà 40 sarà una persona matura, quando ne avrà 80 sarà un vecchio e occorre vedere come reggerai gli 80. Per il momento i 20 li regge come qualunque persona regge i 20 anni, cioè in una condizione di assoluta euforia, di felicità e di libertà. Quindi è un museo libero, ha trovato un liberatore che lo ha reso ancora più libero. Per cui mi sembra che sono 20 anni partiti con un dittatore che era la Belli e finiti ad oggi con un democratico aperto, disponibile, quindi in una stagione di libertà conquistata. Insomma, è finita la dittatura, è cominciata la resistenza. Comincia la resistenza.